Questo, guarda. E guarda sta macchina, guarda che roba. È uno dei video arrivati nei giorni scorsi alla nostra redazione per segnalare e chiedere l'apertura del tratto finale di Viale Cesare Battisti, che collega Viale Adriatico a Viale Dante Alighieri, all'altezza dell'anfiteatro Rastatt. Infatti, anche a Sassonia di Fano, il comune ha concesso ai ristoratori di poter lavorare all'esterno, viste sia le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, sia i divieti imposti dal governo. Così, per mettere in sicurezza clienti e pedoni, è stato deciso di posizionare delle transenne per impedire l'accesso ai veicoli, un provvedimento che però non è piaciuto a qualche residente, che ha lamentato situazioni pericolose, come auto contromano, e un aumento del traffico su questa via parallela che conduce al supermercato. Capiamo che ci sono dei disagi per i residenti, è per questo che già da venerdì in qualche modo ci siamo mossi parlando direttamente con gli esercenti, e come vedete in questo momento la strada è aperta perché verrà chiusa soltanto nel momento di vera necessità dei locali, quindi quando i locali avranno prenotazione, quando saranno pieni, quindi soprattutto nel weekend, allora via Battisti sarà chiusa, altrimenti per tutto il resto della settimana e anche per le sere dove non ci sarà bisogno, in un qualche modo rimarrà aperta. Quindi un accordo trovato direttamente con gli esercenti, ma credo che in questo periodo così difficile e particolare, l'unica strada per in qualche modo vivere al meglio, per poter lavorare in questo periodo così difficile, sia proprio trovare questi accordi tra persone, attivare un dialogo, ed in questo noi ovviamente sia con gli operatori economici, sia con la parte residente rimaniamo sempre completamente disponibili. Ovviamente questa misura si attenuerà nel momento in cui i decreti permetteranno ai locali anche di lavorare all'interno.